Dottore, l'eccidio della colonna Gamucci, un eccidio atroce avvenuto nel 1943 in Albania per mano dei comunisti albanesi, dove trucidarono 111 carabinieri più il comandante e il colonnello. Lei è stato il primo che con questo libro ne ha fatto uscire alla luce questa immane tragedia. Sì, una data esatta non è mai stata stabilita. Processo che è stato instaurato nel 1946 e terminato nel 50. Si parla di 130-131 carabinieri, compresi gli ufficiali. Un fatto purtroppo che è stato profonda tristezza se uno scava nel dettaglio di questa vicenda. Gli autori purtroppo erano non solo gli albanesi, gli ufficiali, ma anche che portava la Stella Rossa, Titini, e alcuni, purtroppo, alcuni italiani il giorno prima erano parte integrante della colonna di Gamucci. Le motivazioni possiamo indurre per avere salvo la vita, per stare in vita, perché le motivazioni erano quelle. Però sta di fatto che alcuni si sono macchiati dei loro fratelli, dei loro italiani. In seguito poi processato in Italia, fu identificato con lui. Come è venuto a conoscenza di questa storia, di questa pagina di storia? Sì, sul posto di lavoro all'epoca, tanto per caso, cadde un fascicolo in archivio, lessi un fotogramma dell'epoca, datato 1986, in cui citava il transito di un criminale di guerra presso dal nord Italia nel carcere di Palermo per Cinecittà. Da lì nacque tutto, la ricerca, la passione già mi portavo dietro, vidi che nessuno aveva mai nulla scritto, quindi era una storia totalmente all'oscuro, non c'era cartaceo di queste cose. E da lì iniziò la storia. Solitamente noi siamo abituati a vedere i carabinieri nei posti di blocco, come, però da sempre sono impegnate anche in operazioni del genere, operazioni di guerra, dove là dove c'è la guerra, operazioni di pace. Sì, l'arma di carabinieri ha avuto sempre una serie di compiti, sia in tempo di pace che di guerra, forze militari, ordine pubblico, salvaguardia del cittadino, però in quell'occasione, trovandosi in territorio di guerra, doveva svolgere sì la polizia militare e anche l'ordine pubblico.